Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate, ho dovuto postdatare un attimo, ritardare questa diretta perché l'audizione che si doveva fare questa mattina con il ministro Franco ha avuto uno slittamento in buona sostanza di un'ora e mezza, perché prima è slittata per motivi di programmazione, poi è slittata perché c'è stato un problema tecnico serio, essendo una video. Una video riunione ha avuto anche un problema tecnico, quindi ho dovuto slittare. Non mi perdo in preamboli, abbiamo qui con noi un giornalista conosciuto, specializzato in finanza, ha fatto parte formalmente nella scorsa legislatura degli esperti che ci avevano affiancato l'allora commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche venete. Vi ricorderete a fine 2017, inizio 2018, Andrea Di Stefano, appunto lui conosce estremamente bene le materie finanziarie, e quindi gli do immediatamente la parola per spiegarci perché questa sentenza della Corte di Giustizia è così importante. Prego, Andrea. Gianni, beh, questa sentenza è importante per tre ragioni. Innanzitutto perché la Commissione viene smentita in modo molto pesante dalla Corte di Giustizia, non solo viene respinto il suo ricorso, ma viene condannata addirittura a pagare le spese legali, quindi come dire, viene sancito il fatto che nella vicenda la Commissione aveva pienamente torto. Di cosa stiamo parlando? Sostanzialmente di un intervento del fondo interbancario per salvare l'allora banca Tercas, la cassa di risparmio di Teramo, che aveva difficoltà finanziarie e il fondo interbancario, che lo ricordiamo che è un fondo al quale aderiscono tutte le banche, ma non è un fondo statale. Ciascuna banca versa un pro quota, delle somme che devono servire proprio per le fasi di salvataggio. Ora, Banca d'Italia, avendo registrato delle difficoltà patrimoniali di Tercas, anche per ragioni poi oggetto di inchieste giudiziarie, aveva concordato che quel buco patrimoniale di circa 250 milioni di euro poteva essere coperto dal fondo interbancario, quindi di fatto si poteva salvare dalla risoluzione e sostanzialmente dal fallimento la cassa di risparmio di Teramo. Contro quella scelta, l'autorità antitrust della Commissione europea si oppose, dicendo sostanzialmente all'Italia: questo è un aiuto di Stato mascherato, non potete farlo, anzi dovete restituire, lo Stato deve fare in modo che queste somme vengano restituite, e questo provocò di fatto il fallimento della Tercas, e soprattutto segnò un passaggio istituzionalmente molto negativo, che poi ha, a mio parere, avuto la conclusione con la famosa direttiva bail-in, quella oggetto di tante polemiche, perché è una direttiva che dopo la crisi cipriota ha di fatto scaricato sui risparmiatori larga parte dei buchi del sistema bancario. Ora, i risparmiatori che non sono responsabili si ritrovano a dover corrispondere la copertura delle perdite fatte dai management. Questo di fatto è una dinamica che è figlia di questa decisione della Corte. Ora, il fatto che già nel 2019 la Corte di Lussemburgo avesse dato torto alla Commissione, e adesso che ci sia stata questa decisione definitiva della Corte di Giustizia, non cambia nulla purtroppo per i risparmiatori di Tercas. Si dice che formalmente ci può essere un ricorso contro la Commissione per fare rimborsare le perdite, ma sembra che siano cose molto lunghe, e tra l'altro anche in Unione Europea si va incontro al tema della prescrizione, pensate un po', quindi essendoci di fatto questi vincoli sarà molto difficile effettivamente, anche se dalla Commissione, però è senza alcun dubbio una sentenza con un alto valore politico e tecnico, perché il modello dei fondi interbancari che è tuttora operativo trova di fatto una
una giustificazione formale a livello europeo, e non si potrà più mettere in discussione appunto l'attività di questi fondi interbancari, che lo ricordo valgono sia per le banche, diciamo, industriali, sia per le banche di credito cooperativo, e quindi un meccanismo sostanzialmente di intervento. Ops, abbiamo perso Andrea Di Stefano. Non posso sapere se è un problema suo o mio. Allora, eccolo qui, riammettiamolo subito. Ecco, Andrea, scusa, ti abbiamo perso, ma solo gli ultimi 20 secondi, diciamo. No, e quindi dicevo che questo intervento, diciamo, dell'Unione Europea può avere un peso a medio termine, perché questo intervento delle corti, perché di fatto ristabilisce il valore di questi fondi interbancari, che in Italia non sono presenti solo per le cosiddette banche industriali e commerciali, ma anche per le banche di credito cooperativo. Quindi questi cuscinetti, questi ammortizzatori possono impedire in alcuni casi il fallimento degli istituti bancari, che provocano normalmente delle conseguenze molto più pesanti in senso negativo, soprattutto per i piccoli risparmiatori. Ok, quindi il fondo interbancario, ricordiamolo, è un meccanismo totalmente privatistico tra le banche, che tra di loro si dicono: ok, creiamo questo tesoretto comune tra di noi banche private, per aiutarci tra di noi quando siamo in difficoltà. Era stato usato per aiutare la cassa di Teramo, quindi Tercas, cassa di Teramo, era stato aiutato l'Unione Europea, a questo punto possiamo dire improvvidamente, cioè sconsideratamente, è intervenuta dicendo: non potete usarlo perché secondo noi Unione Europea è un aiuto di Stato. Adesso si è chiarito definitivamente, perché è l'ultimo grado di giudizio, giusto? Sì, è l'ultimo grado di giudizio, non si può più, non ci saranno non più nuovi gradi modificare. Di giudizio. No. Quindi in questo caso, purtroppo, perché non credo faccia piacere a nessuno, dobbiamo constatare che l'Unione Europea ha fatto una vera e propria cavolata. Ha fatto un errore molto grave, io credo un errore ideologico, come spesso accade all'Unione Europea, alla Commissione in particolare, cioè nel dogma, come dire, del combattere gli aiuti di Stato, che peraltro adesso sono sospese le normative sugli aiuti di Stato per la pandemia, ma questa apriamo e chiudiamo la parentesi, ma nel dogma sul fatto che lo Stato non può intervenire per ripianare delle perdite o per gestire delle risorse in settori che legittimamente si possono considerare strategici, ha annoverato anche questo intervento, che in realtà è effettivamente un intervento privato, certo coordinato con Banca d'Italia, ma ci mancherebbe, questo mi sembra anche logico visto che stiamo parlando del settore del credito, ha annoverato questo fondo come se fosse un intervento di Stato. Giustamente già all'epoca Banca d'Italia e il fondo interbancario fecero ricorso dicendo: ma noi siamo un soggetto privato, non ci sono soldi pubblici che vengono messi lì dentro, sono le banche, anche quelle piccole tra l'altro, vorrei segnalarlo, perché per alcune delle banche piccole è stato oneroso in passato finanziare e soprattutto rifinanziare questo fondo, perché questo fondo è stato consumato per diversi interventi che sono stati fatti per salvare le banche durante la crisi, quindi per le banche è anche oneroso, però al di là di questo il meccanismo è stato alla fine giudicato corretto. È un meccanismo privato per il sostegno del credito privato, non è un intervento pubblico, anche se c'è un coordinamento con la Banca d'Italia, che insisto, questo è legittimo, perché è evidente che essendo il controllore di ultima istanza deve dare l'autorizzazione affinché questi fondi vengano effettivamente erogati, con una finalità poi di mantenere stabilità nel settore del credito. Certo, il settore bancario è un settore regolamentato per legge, e quindi
ci sono dei limiti a quello che può fare, certe cose devono passare per il controllo. Obbligatoriamente devono essere approvate da Banca d'Italia. Perfetto. Ecco, Andrea, tu sei da molti anni impegnato nella finanza etica. Io approfitto della tua presenza, ci diamo del tu perché ci conosciamo da alcuni anni, per ricordare che esiste un'alternativa, diciamo, alla finanza, chiamiamola tra virgolette, tradizionale, classica, che è la finanza etica. Negli ultimi anni sono stati pubblicati due rapporti europei che fanno il confronto tra la finanza tradizionale e la finanza etica e guarda caso è stato confermato, numeri alla mano, cifre alla mano, che la finanza etica è molto meno problematica dal punto di vista di crediti incagliati, di sofferenze, le famose sofferenze, i famosi... qual è il termine in inglese che sono NPL. NPL, esatto, i non performing loans, quindi è più solida, addirittura è più redditizia nel momento che guardiamo a un orizzonte a medio termine, quindi non alle speculazioni di pochi giorni o di pochi mesi, è più solida, fa più credito, quindi vogliamo ricordare che al di là di questa importantissima sentenza che stabilisce appunto che i privati tra di loro possono azionare questi meccanismi di mutualità reciproca, però esiste anche per il semplice cittadino che vuole una finanza il più possibile etica, perché non è una parolaccia affatto, ha dei riscontri oggettivi importantissimi, dai derivati a tutti i settori. Per esempio adesso si parla molto di disinvestire dalle fonti fossili. Beh, noi sappiamo che la finanza etica non ha mai investito nelle fonti fossili perché appunto non le considera assieme alle armi, assieme all'energia nucleare, ovviamente da fissione, altri settori inquinanti non le ha mai considerate un qualcosa su cui investire. Quindi vogliamo ricordare che esistono queste realtà addirittura in tutta Europa e che ciascun cittadino può tranquillamente o diventare cliente o diventare socio e contribuire a una finanza che fra l'altro adesso l'Unione Europea finalmente sta sdoganando, perché l'Unione Europea finalmente sta parlando di finanza etica, giusto? Assolutamente corretto. Ricerche a cui tu fai riferimento sono molto importanti perché sono basate su numeri solidi, non solo su, come dire, la volontà appunto di ispirare delle scelte a dei criteri che possono avere un significato soprattutto etico, quindi personale, ma sono la dimostrazione che in alcuni casi, in particolare nella finanza e nel credito, ispirarsi ad alcuni criteri che siano rispettosi di alcune attenzioni nei confronti dell'ambiente, nei confronti delle persone, nei confronti degli aspetti sociali, determinano risultati migliori, sono più redditizie e soprattutto sono molto più stabili a medio e lungo termine. Questo che è quello che è emerso più chiaramente con la crisi finanziaria del 2008-2009. Cioè è ovvio che ci sono settori che possono garantire nel breve termine risultati e performance migliori, guadagni maggiori, ma sono molto più rischiosi e quindi si rischia di perdere non solo il capitale, ma a quello che si è guadagnato e in più anche il capitale che è stato investito, quando si scelgono dei profili più speculativi. Mentre diciamo tutto il comparto della finanza etica europea ha sempre avuto risultati medi, stabili e crescenti. E questo alla fine sta ispirando le scelte dell'Unione Europea, che ha deciso con il regolamento sulla tassonomia di dare vita a una vera e propria regolazione degli investimenti del settore bancario, identificando il settore finanziario, identificando, diciamo, le aree dove spingere le risorse dei risparmiatori, che siano risparmiatori, che siano aziende, che siano i fondi pensione, ovviamente. In una dinamica come quella europea significano ingenti capitali che sono messi in gioco. Adesso la partita sarà
sinceramente molto più complessa che in passato, perché prima, come dire, c'era il mondo del credito tradizionale e c'era un pezzettino piccolo di finanza che si ispirava ai criteri etici. Adesso avremo un grande mondo dei cosiddetti ESG, cioè dei criteri ambientali, sociali e di governance, che dovrebbero essere dominanti, quindi sarà un pochino più complesso distinguere tra chi fa greenwashing e chi invece opera concretamente per perseguire questi obiettivi. Poi alla fine non sarà difficilissimo, perché i numeri dimostrano in modo crescente che chi segue veramente criteri appunto di rispetto dei diritti umani, di rispetto delle persone, di attenzione al territorio, all'ambiente, a medio termine perde molto meno, rischia pochissimo e guadagna di più, perché alla fine c'è un meccanismo di solidità che si muove. Però in una nella fase, diciamo, intermedia, in questa prima fase di lancio dei cosiddetti criteri ESG, sicuramente ci sarà un po' di rincorsa anche aziende, quelle che tu citavi, alcune del settore fossile, a mettersi un patentino, insomma, di sostenibilità. In questo sicuramente è una dinamica complessa, perché la transizione che dobbiamo fare, la cosiddetta transizione verso un'economia a basso tasso di carbonio, non è facile, è un'operazione complessa, richiede grandi investimenti, alcune tecnologie non sono ancora mature e quindi è ovvio che è una fase di transizione che può essere difficile, e questo a maggior ragione richiede competenze e qualificazione storica, che è tipica appunto del settore della finanza etica a livello europeo, nel fare l'analisi. Voi pensate che tutto il segmento della finanza etica ha adottato molto prima che questi criteri anche solo iniziassero a diventare oggetto di dibattito europeo, una serie di griglie per fare l'analisi sia degli investimenti sia delle concessioni di credito. Quindi anche quando vengono concesse le linee di credito viene fatta un'analisi da parte di valutatori sull'impatto sociale, ambientale, territoriale di questi investimenti, per capire qual è il reale ritorno e qual è la sostenibilità a medio-lungo termine di quella iniziativa imprenditoriale che si va a sostenere. Esattamente, esattamente, Andrea, infatti mi ero appuntato proprio questo. Praticamente la finanza etica è stata precursore, possiamo dire che è stata buona profeta e precursore di buone pratiche, perché il regolamento tassonomia dovrebbe indica che cosa significa sostenibilità, che cosa significa non danneggiare l'ambiente, eccetera, eccetera, quindi dà delle regolette abbastanza precise, insomma, cerca di darle precise. I famosi criteri ESG che tanti avranno sentito nominare, Environment, Sustainability e Governance, vuol dire che questi investimenti dovrebbero essere appunto ambientalmente compatibili, sostenibili, e le aziende che pongono in essere questi investimenti comunque devono avere una gestione, una direzione che comunque rispecchia determinati principi di democrazia interna, di trasparenza verso l'esterno, cose che fra l'altro in parte l'Italia ha recepito con una legge sulla finanza etica che esiste, che è pochissimo conosciuta perché manca il decreto attuativo, e quindi qui io sono tra quelli che sta spingendo il governo per far uscire il governo attuativo, ma possiamo concludere dicendo questo al cittadino, che la finanza etica ha preconizzato i tempi, ha anticipato i tempi, si è messa a fare quello che adesso l'Unione Europea considera essenziale. Il Recovery Fund, il 37% delle spese devono essere su progetti di transizione ecologica, quindi dà una patente totale alla priorità della sostenibilità ambientale, cose che appunto la finanza etica ha sempre posto come indispensabili, come base di partenza. Nessun progetto è mai stato approvato se andava a danneggiare l'ambiente, quindi interi settori sono stati proprio scartati perché erano dalle fonti fossili ad altro, erano settori che erano pesantemente impattanti. Quindi
Direi che possiamo concludere, se vuoi fare un invito al cittadino medio che vuole essere non solo spettatore di queste grandi battaglie tra l'Unione Europea, l'Italia, sistemi finanziari vari, vuole essere, diciamo, parte attiva pur senza avere particolari competenze e nemmeno particolari capitali, perché sappiamo che con la leva finanziaria 1.000 euro di moneta reale, di denaro reale, permette investimenti per 500.000 di euro, perché c'è una leva di 500 a 1. Quindi, se vuoi fare magari un invito a tutti a seguire anche i tuoi canali, valori.it, che è il portale di trasmissione, poi so, mi pare che continui il ciclo, il giorno delle locuste su Radio Popolare, quindi tu hai tutta una serie di canali per fare divulgazione. Ci sono manuali di finanza popolare scritti per dare competenze di base di finanza al cittadino, quindi i mezzi ci sono. Quindi ti lascio volentieri lo spazio per un appello e un invito al cittadino ad abbracciare questi tempi straordinari, perché siamo in tempi veramente fuori dall'ordinario. Bisogna che tutti quanti si mettano di buona lena, non solo il Parlamento e il Governo. No, senza alcun dubbio, anzi. Questo mondo è nato al di fuori completamente dagli aspetti istituzionali. Per molto tempo è stato considerato, come dire, un po' eretico, fuori dal gioco, perché, come dire, la percezione purtroppo ancora un po' diffusa è che per guadagnare non si possa mettersi troppi scrupoli di natura etica, non si possa si debba tapparsi il naso e quindi non sia opportuno fare delle scelte. Invece gli ultimi 10 anni, soprattutto diciamo dalla crisi del 2008-2009, hanno dimostrato che è proprio quella la logica che può portare ad avere i danni maggiori. Non guardare, come dire, alle prospettive di medio e lungo termine, non capire quali sono le conseguenze di certi investimenti, e ricercare, inseguire il massimo rendimento nel breve termine, assumendosi un rischio molto alto di farsi poi del male da soli, perché è emerso in questi anni che alcuni fondi pensione che inseguivano la stessa logica alla fine acquistavano azioni di imprese che licenziavano gli stessi lavoratori che erano titolari dei fondi pensione per poter massimizzare il profitto. Quindi è una dinamica che va gestita, va capita, gli strumenti disponibili sono molti, soprattutto su questi aspetti, diciamo, più nella vita quotidiana. Poi su invece i temi generali, come dire, dell'economia e della finanza, quello è un tema un pochino più complesso, allora lì è opportuno tenersi periodicamente aggiornati utilizzando la rete, utilizzando strumenti come quello che noi cerchiamo di fare tutti i venerdì su Radio Popolare, ma lo trovate anche in podcast online, che è questa trasmissione Il giorno delle locuste, che cerca, come dire, di rendere comprensibili quelli che io dico, le storie che normalmente non sono fatte per gli umani. Noi cerchiamo di rendere umano anche l'economia e la finanza, magari ironizzando su alcuni comportamenti oppure andando a spiegare alcuni fenomeni che all'apparenza sembrano incomprensibili o di difficile traduzione. Benissimo, allora io invito anch'io tutti ad ascoltare questa trasmissione, a vedere siti come valori.it che danno questo tipo di informazioni, le rendono fruibili per tutti. E, Andrea, ti strappo la promessa di fare altre di questo tipo di dirette quando avremo altre cose Con puntuali grande piacere. da spiegare. Quindi grazie, ringrazio tutti, rispondo in privato a Paolo Bolognesi che ha posto una domanda, gli rispondo subito, e quindi grazie e buon lunedì a tutti. Buon Arrivederci. lunedì a tutti, arrivederci.